Amici di Autodigest, la Bentley Bentayga sappiamo è uno dei SUV più prestigiosi al mondo. Lussuosa, veloce, sportiva, va anche in fuoristrada perché ci sono clienti in Medio Oriente che la usano anche nel deserto. Adesso si rinnova secondo il look delle più recenti Bentley, con il nuovo frontale e un interno ancora più confortevole con maggior spazio per i posti posteriori. Diventa praticamente l'auto perfetta. Vediamola in azione. Dopo aver ridefinito 5 anni fa i parametri che contraddistinguono un SUV del segmento lusso e il grande successo con oltre 20.000 esemplari prodotti a mano, Bentley migliora ancora la sua Bentayga, da sempre top per potenza, eleganza e guidabilità. Ora è ancora più bella con il frontale che segue il nuovo DNA stilistico Bentley, più confortevole grazie ai nuovi sedili e maggior spazio per le gambe nel divano posteriore, oltre ai sistemi di ultima generazione per l'infotainment. Costruita a mano, disegnata e ingegnerizzata a Crewe in Inghilterra, è la vettura che ha creato il settore delle SUV di lusso. Ora la Bentayga diventa dunque ancora più moderna, con il frontale completamente ridisegnato, il posteriore profondamente rivisto con il portellone a tutta larghezza e nuove luci, mentre i due scarichi posti ai lati del paraurti esaltano la potenza dell'auto. Nuovo il disegno dei cerchi in lega. L'aumento di larghezza della carreggiata posteriore di 20 mm offre anche un vantaggio dinamico. Anche i già citati bellissimi interni della Bentayga sono stati rivisti con nuove sedute e la ventilazione del divano posteriore. Lo schermo da 10 pollici e 9 arricchisce il cruscotto Bentley, realizzato artigianalmente, con grafica schermo pieno e infotainment del massimo livello. La nuova Bentayga, inizialmente il motore a benzina 4 litri 8 cilindri a VB turbo da 542 cavalli e ben 770 Nm di coppia, ma arriverà presto la versione plug-in hybrid e la velocissima speed con il poderoso W12 da ben oltre 600 cavalli. Le prestazioni sono comunque già straordinarie, oltre 290 km/h di velocità massima e appena 4 secondi e mezzo nello 0-100.